Ciao, ciao a tutti, benvenuti e bentornati e bentornata Eli, perché questa influenza mi ha davvero messo a terra. Lo sentite ancora dalla voce, ma oggi sto molto meglio. È l'ultimo giorno in cui sono a casa dal lavoro e pian pianino sto riprendendo a fare un po' tutte le cose e avevo voglia così di chiacchierare un po' con voi, di passare un po' di tempo con voi. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché ho visto che il canale in questa ultima settimana è davvero cresciuto tantissimo, stiamo diventando sempre di più e questo mi fa molto piacere. Vi ringrazio per tutti i commenti che avete lasciato sotto i miei video, davvero è molto bello sapere che siamo così tanti e ci facciamo compagnia. Un pensiero sempre di vicinanza alle persone dell'Emilia-Romagna che stanno ricostruendo, stanno combattendo, hanno già pulito, hanno già sistemato per quello che erano le loro forze, chi è andato in loro aiuto, quindi tutte le persone che normali che si sono appunto avvicinate per poter dare una mano, e questa è davvero una cosa bellissima e noi italiani lo dobbiamo dire, le persone normali queste cose le sanno fare molto molto bene. Speriamo che adesso ci siano degli aiuti un po' più consistenti che permettano di ricostruire dove si può ricostruire e che permettano di ricominciare a chi ha veramente perso tutto. E qui ovviamente non stiamo parlando di persone comuni, speriamo che il nostro Stato, il nostro governo veramente possa dare una mano sostanziosa a queste popolazioni. Fatto questa premessa, facciamo il nostro video, che non vuol dire mancanza di rispetto verso le persone che stanno vivendo una situazione di disagio, assolutamente. Vuol dire continuare con la nostra vita normale e cercare così di passare qualche momento spensierato insieme. Il video di oggi è un mini haul, che poi non è tanto mini perché è un mini haul da una parte e mini haul dall'altra. Ho acquistato su Notino dei prodotti di make-up che volevo provare. E ho acquistato su Stylevana dei prodotti che la Queen, la Eli, Elisabetta R, aveva consigliato nel suo ultimo video sulla skincare coreana. Più due prodotti che ho già consumato, che ho già usato, che ho già testato, che mi piacciono tantissimo proprio in vista dell'estate. Ma per prima cosa parto con un prodotto che mi è stato inviato ancora dall'azienda IMIM, e che ringrazio davvero di cuore perché con i loro prodotti mi sto trovando benissimo. Questo l'ho provato davvero 2 giorni perché poi mi sono ammalata e francamente facevo veramente fatica anche a fare skincare. È una crema collo e décolleté di cui ho già sentito meraviglie. Io al momento non vi posso ancora dire nulla perché l'ho provata veramente 2 giorni. E poi vi farò come al solito una recensione dopo una decina di giorni che la utilizzo. Allora, la crema in questione, sì, sono anche un po' deficiente, va bene. E questa ha un colore davvero delizioso che sembra un sorbetto, una consistenza molto nutriente e secondo me anche effetto elasticizzante. Profumo inesistente, quindi anche per tutte quelle persone che non amano creme profumate, direi che questa è una crema molto molto nutriente, quindi presumo che sulla mia pappagogia, che ovviamente ha un calo verso il basso, vista l'età, farà sicuramente qualcosa, ma questo lo scopriremo dopo averla testata. In info box, come al solito, vi metto tutte le indicazioni degli sconti che sono riservati al nostro canale, di tutti gli articoli che io ho acquistato e volevo anche avvisarvi che nel mio canale c'è la tendina playlist. Siccome è un canale molto vario dove parlo a volte di maglia, dove parlo di ricamo e adesso prossimamente vi parlerò di ricamo, vi parlerò di uncinetto, vi parlerò di cucito creativo perché la primavera è sempre un'esplosione di creatività nella mia mente e mi fa ritornare a fare tutte queste cose.
dalla playlist potete ricercare quello che più vi aggrada, se è skincare, se è acquisti, se è svuota la spesa, se è recensione sui detersivi. Quindi, se vi può interessare, e ad alcuni non interessano i profumi, ma interessa la skincare, nella playlist io cerco sempre di dividere, diciamo, tutto quanto. Tutto è comunque nella playlist chiacchiere, perché io generalmente chiacchiero tanto, vi racconto quello che mi succede e quindi se mi volete sentire chiacchierare, guardatevi tutti i video. Ebbene, cominciamo con gli acquisti di Notino. Allora, io ho fatto l'acquisto su Notino per comprare questo prodotto di cui ho sentito meraviglie, ma lo trovavo sempre a dei prezzi abbastanza alti. Sono andata da Tigotà ed era esaurito. È andato esaurito anche su Notino. Quando mi è arrivata la notifica, fortuna vuole che ci fossero anche le spedizioni gratuite e io mi sono detta: vai Eli, che compri solo l'olio Veleda, Veleda si dice, che è un olio anticellulite bio. Vediamo se c'è la descrizione in italiano, ma mi sa di no. 9 e non mi sono preparata, fa niente. Comunque è un olio che metterò sicuramente subito in uso, un olio spray, no, neanche spray, scusate, con il pump, non l'ho neanche aperto perché mi sono arrivate. Mamma, come bello, ragazzi, questi sono gli oli che piacciono a me. Profuma di limone e di menta, menta limonina direi. La consistenza, la texture è davvero molto molto nutriente e secondo me sulla mia cellulite farà miracoli. I miracoli non li fa nessuno, ci vuole una sana alimentazione, ci vuole il movimento, lo sappiamo, però ci diamo anche un aiutino con questo olio. Se voi l'avete provato, fatemi sapere, perché io dalle recensioni ho visto che è veramente buono. Preferisco sicuramente gli oli, soprattutto in estate, anche se sembrano più pesanti e magari più fastidiosi, ma io me li metto alla sera abbondantemente dopo la doccia e mamma mia, è meraviglioso, ragazzi. È meraviglioso. E niente, l'ordine è partito per questo olio, ma poi sono andata a vedere le nuove collezioni di Catrice e di Essence. Allora, generalmente mi ispira in questi acquisti la Eli, ma non ho visto da lei le palette, o forse mi sono persa qualche video. Avevo visto da lei invece questo, se non ricordo male, di Essence, che era il primer occhi, dove diceva che effettivamente ce n'era poco, e infatti voi non lo vedete, ma il primer arriva qua. Vabbè, quindi ok, potevano anche, è vero che costa poco, però magari riempirlo fino a qua, e invece lei che a metà, quindi questa cosa mi dà un po' fastidio, però vabbè. Questo non l'ho ancora provato perché ho dei primer che ho ripreso dai miei cassetti e li sto terminando, così almeno posso utilizzare le nuove cose, i nuovi prodotti che ho acquistato, però me lo sono preso. È carino, c'è su Simba, molto carina la confezione, e questo l'ho preso. Poi mi stanno finendo anche dei mascara. Con Essence mi sono sempre trovata benissimo, quasi con tutti. Questo è della linea Lion King Nala, pack molto carino dorato, e mi piace soprattutto lo scovolino, che è quello che io prediligo. Sottile, curvato. È waterproof, ma vabbè, non uso quasi mai mascara waterproof, però magari quest'estate, visto che suderò come una dannata, potrebbe anche essere l'ideale. E quindi questo. Poi che cosa ho preso? Non ho preso palette occhi, ma ho preso, guardate che carina, questa
sempre Simba e ho preso questo blush un colore, aspettate che qua chiudiamo lo specchio, un colore che mi piace, questi colori su di me stanno molto bene, adesso vediamo se ve lo swatcho un attimino, se con questa luce si riesce a vedere, è un color pescato direi, poi vabbè, bisogna sfumarlo perché sennò sembro Heidi che scende dalle montagne. Mi piace molto, d'estate ha proprio questo colore di pelle sana, pelle baciata dal sole. E ve lo faccio rivedere, è proprio davvero molto carino. Io adoro Il Re Leone, è uno dei film che abbiamo visto, rivisto, ma anche in età adulta. E poi della linea, sì, perché l'altro, esatto, della linea di Catrice, The Jungle Book, il libro della giungla, che anche questo è bellissimo, ho preso questa palette, vediamo che l'ho staccata, dove ci sono dei blush, degli illuminanti, facciamo così, dei blush, degli illuminanti, davvero molto carini, vediamo, allora, e non li ho ancora utilizzati, né? Ve li faccio vedere dove, ma facciamo di qua, aspettate che prendo la salvietta, io sono molto rustica, lo sapete, sono anche in versione casalinga, mi potete vedere, ma sono a casa, quindi non mi sono certo vestita a festa per fare il video. Allora, vediamo se li mettiamo su qua, così, questo è il Into the Jungle. È un colore abbastanza caldo. Questo è Sparring Partners ed è più chiaro. Belli. Poi c'è I Wanna Be Like You ed è adesso forse no, voi non lo vedete perché la pelle della, però è un illuminante, vediamo se lo metto su, sulla mano, sì, illumina parecchio, e un altro che è Tiger by the Tail, che non so cosa voglia dire, questo ha una texture più grossolana, vira più sul panna, ma molto molto bello anche da mettere per esempio sugli occhi, e nulla, e in cioè il pack è meraviglioso, e in regalo c'era una palette occhi di Catrice dai toni abbastanza invernali, ma sono comunque i miei colori e sono sicura che la userò, vediamo. Be Swatch, aspettate che sempre qua mi tolgo di qua, allora swatchiamo qualche colore, questo l'ho provato prima ed è veramente molto molto carino, Insta ed è il primo colore qua, questo è un bianco perlato sberluccicoso. Poi c'è questa che è Repost, che potrebbe essere un topper base per andare a schiarire la palpebra. Poi abbiamo un Eotd, che non so cosa voglia dire, è un oro potentissimo. Che bello! Ma sono anche colori, francamente, che possono andare bene per l'estate. E vediamo uno swipe up, un color bronzo molto bello, e niente, vabbè, questi sono i colori della palette che mi era stata omaggiata, Born to be a Star, eccola qua, molto molto carini,
e li proveremo più avanti. Come ultimo prodotto, ah no, anzi come penultimo prodotto, perché poi sempre in fissa con i primer, che adesso che arriva la stagione calda, secondo me sulla mia pelle, non secondo me, sulla mia pelle sono fondamentali, ho provato a comprare questo MUA Makeup Academy Pro Base Oil Free Primer. Non lo apro perché appunto sto utilizzando due primer che sto finendo, ma le recensioni sono ottime. Il prezzo era stupido, costava veramente poco, poi vi lascio comunque tutto nell'info box e poi vi farò sapere come mi trovo. Ultimo prodotto che ho preso è stato questo rossetto sempre della linea di Catrice con Balou, che è il mio, specchia perché è dorato, che è il mio personaggio preferito. E su questo rossetto, mo ve lo faccio vedere, vediamo, togliamo un po' tutto qua, su questo rossetto ho trovato una somiglianza con il rossetto di Revlon, che aveva consigliato sempre la Eli Elisabetta R. Secondo me ci assomiglia parecchio. Vediamo se non ho preso una cantonata. Allora, questo è molto molto morbido, un colore davvero meraviglioso, un po' vintage, che è un po' la caratteristica del rossetto Revlon. Questo è il colore 010 ed è un lip balm. Vedete? Questo della Revlon, che è il colore 415 Pink in the Afternoon. Ve li faccio vedere. Io ho trovato proprio una somiglianza che magari da lì non si vede, ma quando lo si applica, secondo me, gli assomiglia un po'. Leggermente più scuro, però si assomigliano molto come toni. Allora, quello di Catrice è proprio un lip balm molto 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 morbido, lascia le labbra morbide, questo l'ho già provato, però niente, mi ha fatto venire in mente l'altro e quindi ve l'ho fatto vedere. E per quello che riguarda gli acquisti di Notino, ultimo prodotto e poi ho finito. Ho voluto provare della Revolution questo Pore Perfecting Primer Velvet Priming Balm con applicatore incluso. Allora, è di questo colore. Vediamo se ha un colore particolare o erano tutti. No, base. Con Selere Fix. Sto guardando, non trovo il colore, non so, non mi ricordo se è l'unico, poi vi metto comunque il link. Ed è un primer correttore che dà un effetto molto molto matte, anche sulla pelle quando lo spalmate dà un effetto asciutto. E quindi anche questo è da provare. Veniamo ora alla seconda parte del video, ai prodotti che ho comprato su Stylevana. Mi sono fidata delle recensioni della Eli, che sono sempre molto veritiere. Tutto quello che ho comprato e che lei ha consigliato, mi sono sempre trovata benissimo. E quindi, proprio in vista dell'estate, avevo bisogno di due prodotti, a dire la verità, che ho finito, con il quale mi sono trovata benissimo l'anno scorso. Ve li avevo già recensiti in qualche video di skincare coreana, e li ho ricomprati e ci ho aggiunto altri prodotti. Un prodotto è questo di Tiam, penso si dica così, che è un tonico rinfrescante che ripristina il tono della pelle irregolare e spento, dona luminosità, è arricchito dal 3% di niacinamide, che per la pelle grassa e con impurità fa sempre molto bene. Il colore è un colore veramente prettamente estivo, ha
ha questa nebulizzazione molto leggera, non sento profumo e, ed è una mist e un toner, quindi anche per chi volesse, diciamo, unire in un solo prodotto toner e mist, questa mi sembra l'ideale. Io questi non li ho ancora provati, sto finendo due mist, ma questa sarà la prossima che andrà in uso perché mi piace davvero davvero tantissimo. Non è testato sugli animali ed è un prodotto che va bene per tutti i tipi di pelle. Il secondo prodotto è questo siero di Aru Aru Wonder, sempre consigliato dalla Eli. Non ricordo se solo a me personalmente o se me l'aveva o se poi lo aveva anche provato lei in un suo video. Comunque è un siero al riso nero fermentato ricco di antiossidanti più acido ialuronico ultra idratante e appunto è adatto sia per il giorno che per la notte, è un anti-invecchiamento, è adatto per le pelli mature, anti-invecchiamento, per le rughe, secchezza, idratazione, per qualsiasi tipo di pelle. E anche questo lo vorrei mettere in uso quest'estate. Lo apriamo perché tanto di sieri li uso e vediamo com'è. Oh. Al profumo dell'olio, al profumo di lavanda dell'olio, meraviglioso. Il profumo è delizioso. Di lavanda, è proprio il profumo del siero in olio e quindi questo sarà sicuramente un siero che mi accompagnerà molto piacevolmente in questa estate. Altro prodotto che ho acquistato è questo siero di Habib, sempre consigliato da Eli, ed è un siero calmante e sebo riequilibrante che aiuta a mantenere la pelle idratata, la lenisce, toglie l'irritazione e io sono sicura che quest'estate, con i miei problemi legati alla menopausa, la mia pelle avrà bisogno di tutte queste cose e soprattutto di prodotti che la leniscono, che aiutano a togliere i rossori, che la reidratano. E sicuramente già dal colore questo siero mi fa pensare che possa essere meraviglioso, ma questo non lo apro perché ne ho già aperto uno e non vorrei far partire il PAU. Ultimo prodotto che ho preso sempre su consiglio di Eli è questa crema per gli occhi che pare miracolosa. A parte il pack che è meraviglioso e ragazzi costa sui 6 euro. Cioè, guardate che eleganza, per 50 ml di prodotto, 6,28 euro l'ho pagata, una cosa del genere. Comunque poi vi lascio tutte le indicazioni. Allora, questa la apro perché sto finendo i miei contorni occhi e la voglio mettere in uso subito. Che meraviglia, è una crema dalla texture molto fondente, che bella, un profumo agrumato, molto ricca, quindi sicuramente una crema che metterò alla sera, perché per il giorno, per esempio, mi sto trovando molto bene con quella della Sien, che è leggera e nutriente. Questa si assorbe benissimo, bella, vedete? Non c'è più nulla, però è molto molto ricca, quindi per il mio occhio, per la mia palpebra, è meglio metterla alla sera. Allora, è una crema con ceramide che idrata in modo eccellente la pelle, così dice, mantenendola estremamente idratata. Il trealosio crea una sottile barriera idratante per preservare a lungo il contenuto di umidità della pelle. Ma che cos'è il trealosio? Il trealosio è uno zucchero sintetizzato della pianta, batteri e funghi, che viene utilizzato nei prodotti per la cura della persona come agente aromatico ed idratante. Permette alla pelle di trattenere
l'umidità e rimanere molto più idratata. È appunto una crema per il contorno occhi ed è adatta a tutti i tipi di pelle, 50 ml, 6 euro e qualcosa. Quindi, secondo me, questa è assolutamente da provare. E poi gli ultimi due prodotti che invece ho acquistato perché li ho già provati e mi sono trovata benissimo sono questa maschera. Non l'ho neanche aperta perché so già com'è ed è una meraviglia. Questa maschera di I'm From all'estratto di Artemisia pura ed è, ragazze, una cosa fantastica. Io l'anno scorso l'ho utilizzata in estate. Quando veramente non se ne poteva più del caldo, una maschera rinfrescante che quando tu la metti è una ventata di aria fresca, è stupenda, rinfresca, ti lascia la pelle molto idratata, molto morbida, toglie completamente gli arrossamenti. L'Artemisia ha questa proprietà anti-arrossamento che anti-irritazione, cura la secchezza della pelle, cioè è meravigliosa. Adesso non l'apro perché sennò mi partirebbe il pau. Ha questa palettina molto carina in legno. Voi ve la spalmate, trovate proprio, ha un profumo che potrebbe non piacere perché è proprio l'estratto puro di Artemisia. Ci sono le foglie di Artemisia macinate. Se andate a vedere qualche video, se ve lo recupero, ve lo metto qui sopra. L'avevo provata ed è meravigliosa. Ha questo profumo che a me non dispiace, anzi mi piace molto, è un profumo da vecchia erboristeria, dagli impacchi che faceva il mio papà, insomma. E ha questa caratteristica di lenirvi la pelle, di disarrossarla, è meravigliosa, per me è meravigliosa, mi sono trovata benissimo, tant'è che è andata sold out per qualche periodo, non sono più riuscita a ritrovarla quando l'ho vista e l'ho presa subito, perché quest'estate sarà per me davvero un aiuto fortissimo. Ha proprio al loro interno un colore marrone scuro, poi quando la spalmate diventa abbastanza trasparente, ma sempre sul marrone, e ha dentro proprio all'interno le foglie di Artemisia macinate ed è fantastica, fantastica. Come è fantastico è anche questo, non l'ho ancora aperto perché l'avevo già preso e quindi sì, ora che apro qua scasso su tutto, la Essence della stessa marca. Io avevo preso la taglia piccolina, ecco, questi due sono forse i prodotti più cari, non ricordo se 22, 21, però guardate, ne vale veramente la pena. Qua me ne sono comprata proprio un barile, è una Essence bellissima, 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 anche questa rinfresca, lenisce, toglie gli arrossamenti. Per me sono due prodotti che in estate sulla mia pelle fanno miracoli e quindi questi due prodotti me li consiglio io. E sono di I'm From. Ebbene, ho finito tutto il mio mini haul, che non è tanto un mini haul perché alla fine le diventa un grande haul. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, spero di avervi così fatto passare un momento piacevole, di avervi dato qualche consiglio. Ci vediamo prossimamente con tante belle, belle novità. Grazie ancora perché mi seguite con affetto e un saluto caro a tutti voi. Un bacione, a presto, ciao!